Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Federica. Oggi parliamo di outfit, so che vi piace molto. Dopo faremo dei focus, quindi arriveranno dei video focus su dei capi specifici. Fatemi sapere appunto nei commenti se potrebbe piacervi, mi piacerebbe farvi tipo una selezione di pull maglieria, una selezione di capi spalla, cose di questo genere. Di solito ve la propongo e apprezzate. Oggi andiamo da Mango a provare un po' di outfit. Vi devo dire che ci sono dei capi che mi hanno colpito particolarmente. Ve lo dirò, sicuramente qualcosa ho già il carrello pronto. Sapete che io provo in negozio, poi tendo sempre a comprare tutto online, anche perché me lo chiedevate sotto un altro video. Sia da Zara che da Mango, da H&M potete tranquillamente comprare online, e se qualcosa non vi va bene andate in negozio e potete fare il reso. Quindi se magari non avete il negozio sotto casa, secondo me è anche comodo. Detto ciò, iniziamo subito a immergerci nell'atmosfera di Mango, partendo con l'abito forse più spinto di questo try on, che è un abito in maglia verde, un bel verde bosco, un verde carico, un verde piuttosto scuro con un bello scollo. Non lo trovo assolutamente volgare, è un abito in maglia. Sto provando una taglia media, c'è anche nero, è a costine, morbido, non punge, non è troppo pesante, è pesante il giusto per l'autunno, ma tranquillamente fruibile in inverno. È particolare perché ad esempio lo vedo bene anche con sotto una camicia, mettendo sotto una camicia, quindi esce fuori un po' la camicia su quello nero in particolare, e possiamo andarlo ad abbinare non solo diciamo alla Jessica Rabbit, quindi renderlo sexy magari con uno stivale, ma lo vedrei anche appunto quello nero con sotto una camicia, una cinturina piccola e sottile in vita e una calza coprente, magari una sneakers o un mocassino, una stringata, una francesina. Insomma, lo vedo molto versatile come abito. Il prezzo è giusto, non è ho trovato prezzi in linea con la fattura, la qualità dei capi. Tende un pochino a segnare. Tenete presente che io faccio in questo modo: quando vado a provare le cose nei camerini, 99,9% indosso dell'intimo normalissimo, per farvi vedere anche i punti dove segna maggiormente quel capo, quindi in questo caso tende a segnare i fianchi e un po' la pancia. Se avessi messo una pancerina ovviamente sarebbe stato tutto molto più bello, però voglio farvi vedere un po' qual è la nuda e cruda vestibilità. È un po' come fare un make up e mettere il filtro, insomma non è proprio veritiero, ecco. Secondo outfit molto bello, e vi dirò, sono andata con la mia mami, mamma ti amo, e ho provato questo completo tipo Principe di Galles, proprio micro, ha una base sul beige, perché vederlo così sembra quasi tutto beige. In realtà questo tessuto non scozzese, un po' Principe di Galles, con questo mini quadrettino, e dentro ha il verde bosco, ha il blu, ha questo beige e ha il marrone, quindi si può abbinare magari a delle camicie in satin verde bosco, blu oltremare, per andare a fare un po' un tono su tono. Sta bene anche col marrone, io ho voluto provarlo con qualcosa di neutro, quindi questo maglioncino basic molto bello, col collo un po' a lattuga, a lupetto, e la costa larga in color panna. Io ovviamente come sempre vi lascio tutti i link nell'info box. Ad esempio di questo pantalone che indosso del tailleur ce n'erano infinite varianti di tinta unita, questo era fatto apposta per essere abbinato al blazer, e se vi piace la gonna c'era anche la gonna da abbinare al blazer nello stesso identico tessuto. Il blazer molto bello, un doppio petto con monobottone, indosso una 46 del pantalone, che tende a vestire, diciamo è un po' stretch, però volevo una vestibilità diciamo comoda, quindi una 46 del pantalone italiana e una M del blazer e anche una M del maglioncino, quindi tenete presente, ecco, su di me c'è questa vestibilità. Arriva giusto alla caviglia il pantalone, alla piega è comodissimo davvero, anche da abbinare magari a dei maglioncini senza il blazer, se vogliamo portarlo con dei maglioncini un po' più pesanti che vadano a richiamare appunto i colori all'interno della fantasia, che sono il verde, il blu, il beige, il color panna o anche il nero.
sicuramente adatto, molto bello. La maglia basic, appunto, che ho voluto abbinare sotto, sicuramente è un capo da avere nell'armadio perché è versatile. Sta benissimo sotto quest'outfit casual che possiamo indossare, qui lo vediamo con il tacco, ma sta benissimo anche con il mocassino e la stringata, lo rende un po' più mascolino. Magari possiamo andare a mettere anche una camicia tutta abbottonata e dare magari un tocco di colore con una bella collana importante che vada a richiamare appunto il verde e il blu che sono presenti all'interno della fantasia. Raga, il prossimo outfit non mi dona, ma dovevo provarlo perché mi colpiva tantissimo. È un po' un modello Chanel, la gonna è davvero cortissima, devo essere onesta. Io in questo caso indosso una L messa a vita bassa ed era cortissima, quindi non oso immaginare se la mettevo a vita alta, praticamente era una cintura. È meraviglioso, però vi consiglierei appunto di acquistare il blazer, che è carino, il giacchettino Chanel senza collo, con tutti i bottoncini a cuoricino tempestati di pietre preziose e anche sulle quattro tasche davanti. Voi immaginatevi questa maglia sotto, questo giacchetto sopra, togliamo la gonna se non siete confident come me, perché io non la metterei mai, non mi sentirei confident, però magari qualcuna sì. Il completo in sé è bellissimo, ma lo vedo anche con un bel jeans a palazzo, magari dal lavaggio scuro, bello a zampa con un bel tacco sotto. Lo vedo con un jeans anche strappato per smorzare un po', diciamo, classicità del giacchetto sopra. La punta di verde è bellissima, è un verde diverso, non è il solito verde che vediamo, è un po' pastello. Il tessuto è un tweed meraviglioso e personalmente la parte sopra io l'acquisterei, anche abbinato magari con un jeans color panna o con un pantalone chiaro. Passiamo a un altro outfit, questo un po' più composto, ovvero un bel pantalone pull-on bello pratico. Io qui indosso la L, sarebbe andata su anche la M, ma mi piace portato un po' comodo. Pantalone in ecopelle, quasi a sigaretta, non troppo aderente, direi piuttosto dritto. C'è sia in verde militare che in nero, io l'ho visto così in negozio, magari online ci sono altre varianti e le troverete ai link. Abbinato a un cardigan un po' spesso, però non in lana, con lo scollo a V senza niente, quindi magari andare a mettere qualche collanina per impreziosire. E sopra ho voluto abbinare questo smanicato bellissimo col cappuccio trapuntato, che va ad abbinarsi perfettamente al colore del pantalone. Anche qui credo che lo smanicato ci sia in più colori. È un outfit tranquillamente fruibile per tutti i giorni. I pantaloni, se cerchiamo qualcosa di glam e elegante allo stesso tempo, secondo me sono un passepartout, perché oltre a questi verdi ci sono neri e ad esempio me li immagino con una camicia basic oppure oversize sopra. Possiamo metterci la scarpa sportiva e un cardigan aperto che richiami il colore del pantalone. È veramente fruibile a 360, cioè il pantalone in ecopelle anche con sopra un maxi pull tinta unita di qualsiasi colore, ad esempio col verde possiamo abbinarlo in beige, in panna, oppure col nero possiamo andare a contrastare con un bel bordeaux, vinaccia, un fucsia, insomma in base alla nostra personalità. È un pantalone che sicuramente ci porta a un livello superiore, è un pantalone che sicuramente eleva il nostro look a un livello superiore. È un pantalone molto comodo perché tipo taglio tuta, ma ci dà quel tocco di ricercato perché comunque è fatto in ecopelle. Molto molto bello. È sicuramente il capo più basic, ovviamente poi è il cardigan, che è un po', credo che nell'armadio bisogna averlo, immagino ne abbiate in quantità, però se non doveste averlo, questo è un bel cardigan. Il cardigan è molto over, io sto indossando una taglia S, tenete presente questo, generalmente porto una M, quindi una taglia in meno se non volete un effetto troppo oversize. Prossimo outfit, e anche qui tanta roba, gonna a tubino in ecopelle. L'ecopelle va tantissimo quest'anno. Questo è un bel marrone testa di moro, c'era anche nera,
stupenda, l'ho voluta provare marrone apposta per essere un po' diversa. Immaginatela con lo stivale color cuoio, con uno stivale in nabuc color panna, con lo stivale nero, perché no, perché marrone e nero a me piacciono molto. La vedo con uno stivale, questa gonna, in pieno inverno, sotto un bel cappotto, con una camicia, con un maglioncino. In questo caso l'ho voluta abbinare a questo pull un po' giovanile, bellissimo, cioè veramente fatto da Dio, tipo crochet con il collettino a lupetto. Possiamo metterlo con sotto una canotta color nude o color panna, quindi in tono su tono. È stupendo, questo abbinamento è troppo carino, l'ho adorato, è romantico, è sbarazzino. E i due capi presi singolarmente si prestano molto, quindi la gonna si presta molto ad outfit da ufficio, ad outfit un pochino più da aperitivo, mentre il pull possiamo metterlo tranquillamente con un jeans, con il famoso jeans strappato per renderlo più street style, cioè veramente bellissimi entrambi i capi. Poi ho provato questo vestito non so se c'è in altre varianti, se non sbaglio. Io ho voluto prendere questa perché aveva dentro un lilla freddo un po' intenso e un rosa molto molto tenue, anche lui tendente al freddo. È veramente pazzesco. Se avete una cerimonia, una cena con amici dove volete fare proprio una figura di una donna con classe, lo trovo giovanile, lo trovo perfetto, è veramente stupendo, ha una vestibilità fenomenale. Sto indossando una taglia media, è un abito a camicia con uno scollo a V generoso ma giusto, appunto il colletto, la manichina con i bottoni che qua non so se riuscite a vederli ma sono molto belli, sono in metallo e piuttosto grandi, piatti. E la cosa che mi piace molto è che va a cingere il punto vita, dove se vogliamo possiamo andare a mettere una cinturina che riprende la scarpa, ma secondo me senza appesantirlo è bello così perché ha già una bella fantasia. Ha uno spacco, ma lo spacco è chiuso, sembra completamente aperto perché sembra quasi un abito a portafoglio, ma in realtà a un certo punto lo spacco è cucito, quindi non c'è neanche il rischio di scosciare troppo. La vestibilità è meravigliosa, va ad avere questa arricciatura su un fianco. Personalmente l'ho adorato, è veramente meraviglioso, non è la solita fantasia, il solito tinta unita, però è un qualcosa di incisivo, ma secondo me che nel tempo non ti stufa perché non è una fantasia con colori troppo accesi, troppo particolare, quasi un tie-dye direi, davvero bello. Siamo giunti all'ultimo outfit e io senza saperlo il link di questa gonna ve l'avevo già messo nell'info box dei miei acquisti, perché se vi ricordate vi ho fatto un video degli acquisti di H&M Mango di recente e la gonna non era disponibile, vi ho messo il link di questa gonna come simile all'altra nell'info box. In realtà sono andata in negozio, ho provato questa gonna e vi posso garantire che è un milione di volte meglio dell'altra, specialmente per chi ha la corporatura come la mia, quindi ha il punto vita. Questa gonna è bellissima e c'è anche in color cammello, l'ho vista adesso, ce l'ho già nel carrello, devo averla assolutamente. Quindi non devo più comprare roba in saldo? Non lo so. Insomma, però questa gonna, ragazze, cioè, allora, vita alta, un tessuto spettacolare, sto indossando la 40 europea, quindi 44 italiana, veste un guanto. Vita alta, ha la sua cintura in ton sur ton, tutta in tessuto che possiamo andare a sostituire con un'altra cintura in base all'outfit, ha uno spacco frontale dignitoso perché arriva al ginocchio, non è troppo invadente tutto, scende leggermente, si va a stringere leggermente sul fondo ma non troppo, quasi dritta, portata vita alta è la vita, cioè io mi sono innamorata completamente di questa gonna, la devo avere e si può tranquillamente utilizzare anche d'inverno perché il tessuto è bello strutturato, quindi non segna neanche i crateri della mia cellulite. Sono troppo felice, voglio questa gonna, vorrei provarla in cammello, non c'era in negozio, quindi penso che la comprerò online anche in color cammello e se veste bene come il nero le terrò tutte e due perché sono un must. Non sapete cosa mettere? Avete un evento, avete una serata, andate a mangiare una pizza, gonna, stivale, camicia, blusa in satin, siete vestite, siete eleganti, siete composte e
adoro. Io adoro, adoro, adoro questa gonna, è il pezzo preferito in assoluto di questo video. Sopra ho voluto mettere questa blusa molto bella, ce ne sono tantissime in giro adesso. Questa è molto carina perché ha dei volant sulla manica, che è quasi raglan senza il taglio, ha appunto questa fantasia col nero, va a richiamare il beige, quindi potremmo andare ad abbinare degli accessori o neri o beige, molto fine, bellissima anche col pantalone, sia beige che nero, quindi se avete pantaloni eleganti, beige o neri, se lavoriamo in ufficio, se abbiamo un look un pochino romantico, sicuramente consiglio l'acquisto anche della camicia, che è davvero molto bella, è un po' in chiffon, in organza, un po' leggerina, però non è trasparente come si può notare, cioè proprio leggero, 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 poi nel caso possiamo mettere tranquillamente una canotta intima nera o beige al di sotto. Ragazze, con questo finisce il try on in camerino da Mango, fatemi sapere qual è il vostro capo preferito nei commenti, io vi ringrazio come sempre tantissimo per essere state in mia compagnia, come sempre vi mando un bacio gigante, noi ci vediamo al prossimo video, da Federica, la donna qualunque.